Siamo con Paloma, uno dei motivi per la quale oggi ci troviamo qui al Salone d'Onore del CONI. Perché? Perché ci siamo conosciuti durante un tuo spettacolo. Giustamente, un mio spettacolo di musical. E diciamo, per me oggi è un onore stare qui al CONI, alla sala d'onore del CONI, perché è bello vedere quanta potenzialità espansiva può avere un progetto nato da un brano musicale, un pezzo musicale creato da Steven B e Fabio Frizzi. Quindi oggi siamo qui per questo motivo, perché c'è questo progetto bellissimo che insegna tanto, perché si parla di arte, si parla di sport e soprattutto si parla di passione, ed effettivamente la passione, diciamo, è l'ingrediente fondamentale, insomma, almeno della mia carriera e della carriera mano a mano delle mie allieve, perché io ho una scuola di danza e Stefano Bontempi, Steven B, tra l'altro è un docente della scuola, e quindi siamo molto orgogliose di averle con noi, insomma, un coreografo di fama, insomma, importante, collaboratore di Loretta Goggi, eccetera eccetera. Ma ci tengo, ecco, sono qui per portare, diciamo, una voce per quanto riguarda l'arte, dare importanza all'arte, perché ovviamente laddove c'è preparazione tecnica e passione può diventare un elemento di comunicazione fondamentale, può donare emozioni e può dare esempi positivi di perseveranza, di impegno e nello stesso tempo di riuscita, e soprattutto quello che io faccio con loro è poter lanciare dei messaggi. Perché insomma noi insegnanti abbiamo la potenzialità, no, di esternare e cercare di far appassionare i ragazzi, ed è quello che io spero di trasmettere. E infatti noi, per esempio, infatti qui sono con le allieve del corso superiore avanzato, con le quali insomma già abbiamo fatto tantissimi progetti. Ad esempio, da 4 anni più o meno a questa parte stiamo lavorando portando avanti un tema importantissimo, quello della natura, del rispetto della natura, e quindi cerchiamo di cogliere varie... E lo abbiamo anche intravisto nel saggio che è stato poc'anzi anche ripreso bravissimo. Che vedremo un estratto poi durante questa Perfetto. Intervista. Infatti la prima parte è dedicata totalmente alla natura, e quindi noi quest'anno, mentre l'altro anno ci siamo soffermati sull'inquinamento, su tutti questi temi importanti, quest'anno invece abbiamo colto quello che è impalpabile della natura, però è esistente, c'è e tante volte non viene percepito, quindi lo spirito della natura, tutta quella situazione meravigliosa che dovrebbe giovarci e spesso non viene captata, ecco. E quindi lavoriamo in questo senso, e abbiamo fatto infatti rassegne, eventi culturali, di mostre eccetera. Poi tra l'altro mi piace dire che mano a mano con loro cominciano a uscire fuori dei talenti artistici incredibili. Abbiamo una di loro che è fotografa bravissima. Quindi spazio in a 360 gradi, sì, non solo è quello che mi piace, danza, a me piace stimolarle, cioè laddove dove poi la danza serva per tirar fuori un qualcosa che uno ha dentro, che tante volte va al di là della danza, ben venga. L'importante è comunque stimolare il lato artistico e quindi il lato espansivo, no, dell'arte. Quindi non solo danza. Andiamo a conoscere appunto queste, diciamo, artiste oltre la danza. Oltre la danza, quindi siamo con danza. Livia. Livia, quindi fotografa. Sì, fotografa, ballerina, ballo con Paloma da più di 10 anni, la mia insegnante di danza e di vita. Ti piace più il ballo o la fotografia? Sono due cose che amo tantissimo, però il ballo sarà sempre il mio amore. Anche perché il mio non puoi dire amore. Altro, perché giustamente con l'insegnante giustamente non posso negarlo. No. Complementare, perché quest'anno ha lavorato proprio attraverso lo spettacolo, facendo proprio foto a tema sulla natura particolare, quindi complementare, arti che si intrecciano tra loro. Bene, allora devo dire che fai le foto anche sul set durante il saggio, quindi sì. Un valore aggiunto decisamente, sempre grazie a lei. Riesci a farti anche le foto durante il ballo? No, quello purtroppo ancora no, però ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Sopra, sì. I futuri selfie. Esatto, durante il ballo, ci proveremo. Bene. Passiamo invece con... a Giorgia. Giorgia, oltre la danza? Il canto. Sì, sono due mie grandi passioni. Ha una voce incredibile e infatti, insomma, penso che quest'anno è uscita in maniera particolare fuori. Quindi prossimamente la vedremo? Diciamo, e la vedi molto bianca, molto un colorito molto pallido, ma una voce da nera.
Ah, e questo bene, è il bene, suo bene, segreto, bene, e quindi bene, insomma la sua... Qualche talent? No, ancora no. No. Solamente con... Sì, sì, certo. Passiamo invece dall'altra parte della barricata, dove... Silvia. Lato giovanile, come se qui fossero le anziane del gruppo. Allora, visto che abbiamo parlato di giovanile, sentiamo anche l'età. 21. 20. Adesso il giovanile... 18. C'è un abisso, potrebbe essere tua sorella. Sì, certo. Figlia no, eh. No, figlia no. Quasi lo è, perché 13 anni che siamo con Paloma, anch'io, per cui siamo cresciuti insieme. Quindi una, quasi una mamma, oltre che insegnante. Sì, è bellissimo, perché poi si è instaurato, adesso che mano a mano sono cresciute, prima avevamo un rapporto meraviglioso, ma adesso veramente ci siamo compattate. Alcune volte non mi rendo conto che hanno così pochi anni, no? E abbiamo... Poi, ahimè, dico, oddio, c'è tantissima differenza, effettivamente, però è bello perché evidentemente, diciamo. No, ma infatti, no, alle signore non si chiede mai l'età, e quindi, no, insomma, sono felicissima perché c'è proprio un rapporto di complicità. Per esempio lei è una che mi sta dietro, nel senso che a lei piace proprio aiutarmi nell'organizzazione e degli spettacoli, mi aiuta a gestire le piccole, quindi ognuna ha delle capacità incredibili. Lei, che adesso ci arriviamo, alla più piccoletta, sia di statura che di età, e lei invece ha delle doti particolari, perché ha delle doti maschili per quanto riguarda il salto. Lo sbalzo, si dice in danza, lo sbalzo, sì, quindi ha delle capacità di elevarsi dal suolo quando danza, che non sono così tipiche nella donna, e quindi diciamo lei fa delle cose strepitose, di grande effetto scenico, quindi è bello perché ognuna ha le sue potenzialità che emergono nei vari spettacoli di musical, perché poi ci tengo a dire che recitano, cantano tutte, quindi la completezza dell'artista è bello, che piano piano sta uscendo fuori e si stanno rafforzando sempre di più, insomma. Quindi sempre più stili, diciamo. Allora, sì, presentiamola, perché non l'abbiamo ancora presentata. Silvia. Silvia, età abbiamo già detto. 18. E passione per il lato studio tecnico. Anche, no, in realtà studio anche canto, perché nella nostra scuola c'è anche un insegnante di canto che è Pamela Pagano, e grazie a lei sono migliorata tantissimo sia nel canto che nell'essere una performer completa. Perché ho partecipato anche a diverse rassegne, ho avuto delle borse di studio, e cantando, ballando, recitando, anche grazie a Paloma e a Stefano, per cui sono molto contenta. Tra le tre quale ti piace di più? Tutto. Cioè io quando non sono sul palco sono viva. Invece nello spettacolo hai dato una mano anche? A realizzare lo spettacolo, sì, a me piace lavorare con le bambine, e poi è bello vedere come le bambine si affezionano, e quindi ogni volta che entro in sala tutte corrono, mi abbracciano, è bello. Bene, passiamo invece alla saltatrice, il canguro del gruppo, diciamo così, siamo con... Ilaria. E invece tu, oltre al ballo? Niente, studio. Quindi sei l'unica che non spazia in altri. No, vabbè, anch'io canto, recito, però... Salti. Salto e basta. Va bene, essendo la più piccolina avrà modo di crescere, sì, no? È il classico animale da palcoscenico che fuori dal palcoscenico, sì, giustamente, fuori dal palcoscenico, timida da morire, e poi però quando entri nel palcoscenico l'adrenalina che ti dà quelle tavole e vedere comunque il pubblico avanti è incredibile, quindi anche la più timida poi si trasforma e insomma riesce a donare tutta se stessa, tutta l'anima con passione. Ci tengo a presentare è la nostra vocal coach della scuola, ci tengo perché è una persona eccezionale e aiuta le allieve ovviamente a crescere dal punto di vista canoro. Bene, allora chiamiamola qui con noi. Certo. Pamela Pagano. Ciao. Qui abbiamo una doppia Pamela. Paloma. Pamela. Sì. Pamela o Pamela? Pamela. Che l'accento... È un accento un po' inglesizzato, diciamo così. Si può dire inglesizzato? Sì. Siamo ancora in fascia protetta, quindi... No, il mio nome è così proprio. Bene, invece dicevamo che tu... Paloma non è, certo, non è da poco, insomma, spagnola. Spagnola, sì, origine. E mia madre è spagnola, quindi io sono per metà esattamente il mio sangue che scorre nelle vene, per metà è spagnolo.
Quindi non è un vezzo, è proprio... È proprio, sì, 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 è un essere. Perfetto. Allora, andiamo a conoscere invece l'altro componente del gruppo di questa scuola. Avete intervistato queste favolose ragazze. Io sono solamente una coach, anch'io mi supporto, diciamo, la loro crescita, spero, sia spirituale che insomma intellettuale, attraverso l'arte. Bene, perfetto. Quindi il gruppo è bello ampio, quindi da Steven che oggi ha presentato qui. Tra l'altro qui... Steven, io, Pamela, comunque siamo amici, proveniamo tra l'altro tutti quanti dall'Accademia Nazionale di Danza, quindi ci unisce anche un passato, diciamo, quindi siete forte. Cresciuti insieme? In qualche maniera sì, io e Stefano proprio siamo cresciuti insieme, noi ci siamo conosciuti più tardi ma ci siamo trovate immediatamente. E loro sono il frutto di questa, insomma, di questo lavoro meraviglioso di team proprio, di squadra. Bene, in chiusura, prima di vedere un estratto di quello che è stato il saggio, così tanto per renderci conto dell'idea che abbiamo parlato di natura, diamo qualche riferimento per chi fosse interessato a venirti a trovare alla tua scuola e magari a vedere, insomma, e a toccare con mano quello che fa. Certo, allora la scuola si trova a Bracciano, a SD il proscenio di Paloma Farinosi, a Bracciano, a Piazza Marinai d'Italia, e niente, quindi vi aspettiamo chi desidera, insomma, avvicinarsi al mondo della danza, al musical, un po' a 360 gradi, alle arti espressive, siamo là.